diciamo, dare uno spunto, comunque mostrare, diciamo, che ci siamo lanciando via un pallone, può essere d'aiuto sia per te che per i compagni, per dimostrare che siamo in partita e che ci siamo in quel momento lì. Antonio, buonasera. Innanzitutto complimenti per la bella prestazione e per la vittoria, che fa morale nell'ottica della gara più difficile che ci aspetta, che è quella di mercoledì, che tutti aspettiamo. La domanda che avevo fatto al mister del Monopoli e poco fa, diceva la differenza tra Bari e Foggia è che gli attaccanti realizzano, cioè sono, non perdonano, quindi in avanti. Quello che si è notato, che dietro abbiamo fatto un'ottima partita, mi riferisco ad oggi, davanti si è sbagliato tantissimo perché si è avuto tante palle gol e non c'è stato il gol della certezza. Ecco, nell'ottica della gara di mercoledì, quali sono i propositi, che è la partita più importante? Grazie. Beh, diciamo che in settimana il mister lavora molto sulla fase offensiva e diciamo che si arrabbia quando, tra virgolette, gli attaccanti durante gli allenamenti o comunque durante gli esercizi non finalizzano. E sicuramente lavoreranno e saranno pronti soprattutto per la partita di mercoledì, che credo sia una delle più importanti comunque del girone, e sono sicuro che arriveranno pronti a questo derby e a questa partita nel migliore dei modi. Buonasera, Emanuele Osapio, la Gazzetta dello Sport. Ti chiedo un'analisi della partita, come è stato. Poi avete sofferto, no? Da un certo punto di vista, anche il loro gioco, il loro palleggio. Sì, nel primo tempo sono stati molto compatti, soprattutto chiudevano molto bene le fasce e all'inizio abbiamo avuto un po' di problemi nell'impostare, non siamo riusciti subito a capire che dovevamo passare dalla zona centrale e poi girare velocemente il pallone. Poi nel secondo tempo, anche grazie al gol che abbiamo fatto nel primo tempo, si sono allargate un po' le maglie e di conseguenza siamo riusciti a creare di più, soprattutto in contropiede, in quanto loro cercavano il tutto per andare a pareggiare la partita, e alla fine è andata bene così. Sei uno di quelli che si è conquistato la maglia sul campo, no? Prestazione dopo prestazione, perché è ripartito tra le riserve, ora sei uno dei titolari, anche quando ha dovuto sostituire il terzino, poteva anche sostituire te, ha scelto di sostituire Martino anche perché stavi facendo un'ottima partita. Sì, diciamo che il mister nota, cioè, come tutti i mister notano gli allenamenti e lavorare per cercare di guadagnarsi il posto, credo sia l'obiettivo di chiunque, di chi non gioca, comunque di chi gioca, di cercare di mantenerlo, come di chi non gioca, di cercare di rubare il posto a colui che gioca, ma così come in tutte le altre squadre di calcio, in tutte le categorie.